thriller geniale proprio perché ti lascia senza fiato dall'inizio alla fine e anche per noi che lo interpretiamo è una rivelazione continua proprio perché è un meccanismo enigmatico, pieno di misteri, pieno di rivelazione, come dicevo, e quindi anche e soprattutto per il pubblico che assiste è davvero una genialata, proprio conferma Agatha Christie Doc. Testimone d'accusa, un grandissimo successo in Inghilterra da tanti anni, ma in realtà qui in Italia non era mai stato rappresentato, diciamo, in una edizione degna di nota, comunque di giro e di respiro nazionale. Devo dire che con il pubblico noi stiamo riscontrando un successo davvero forte, strabiliante. Questo significa che il testo originale dell'opera è forte di per sé, quindi non ha bisogno, come dire, di orpelli o di quello che è un sostegno cinematografico. Testimone d'accusa, versione cinema, un grande capolavoro, ma io ritengo che l'opera teatrale lo sia ancora di più. La penna è quella straordinaria di Agatha Christie ed è un legal drama, forse il più perfetto. Non è un caso che Billy Wilder se ne fosse innamorato e a lui dobbiamo la fortunata edizione cinematografica di questo film. Cioè, quello che poi è stato il film con sì. Marlene Dietrich, Tyrone Power, Charles Laughton. Ha un'architettura straordinaria, ci sono più colpi di scena finali. Noi lo facciamo bene, ma io credo che il grande merito del successo di questo spettacolo sia anche nella scrittura. Cioè, sono messi così a stretto contatto con il dramma che inevitabilmente ne sono spettatori ma anche coinvolti personalmente, quindi la loro reazione è assolutamente più attenta, più misurata, a volte forse hanno il timore di guardare troppo, di giudicare troppo, però è interessante. Sono di fronte a un processo, il fatto è il crimine è ferato. Noi cerchiamo di farlo con grande tensione, sorreggendo, cioè essendo all'altezza della suspense che il testo ci richiede, e guardarli è veramente forse molto più interessante per noi che non per loro.